Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile, ragazzi? 1-1, 1-1 ad Alfenzo, ma com'è possibile? Un altro pareggio, un altro risultato negativo, un altro pareggio quest'oggi contro l'altra neopromossa, contro una neopromossa, Alfenzo è solamente 1-1. Addio Champions League, addio Champions League, addio Champions League. Un gol contro il Malmo, un gol contro il Venezia. Questa squadra non esiste. Questa squadra non esiste. Non esiste più la Juventus. Non esiste più la Juventus. 11 giocatori inesistenti. 11 giocatori inesistenti. Ma io mi rivolgo a Max Allegri. Ma cosa ci fai là? Ma cosa ci fai là? Perché ragazzi, in settimana questi non si allenano. Non si allenano. Non si allenano, secondo me. Perché ragazzi, è stata una partita vergognosa, senza cuore, senza determinazione. Tanta sfortuna ancora per Paolo Dybala, costretto ad un altro stop fisico al 10° minuto, fuori Paolo Dybala, al suo posto Caio Jorge, il fantasma del brasiliano, perché comunque, se consideriamo l'unica zampata all'11° sugli sviluppi di un corner battuto da Luca Pellegrini, la sponda di De Ligt, la zampata di Caio Jorge alta sopra la traversa. Questa l'unica azione pericolosa per l'ex attaccante della Santos, sostituito alla 75esimo da un altro fantasma, quello di Moise Kean. Perché ragazzi, è stata una partita di 11 fantasmi che sono scesi in campo alla Penso. Applausi invece per il Venezia di Paolo Zanetti. Applausi per il Venezia di Paolo Zanetti e applausi sicuramente anche a colui che ha permesso a questa squadra, al popolo arancio-verde di essere in Serie A. Mattia Aramu, 4 mesi nella massima serie, 5 gol, 2 assist dopo i 10 gol e 6 assist tra campionato e playoff messi a segno lo scorso anno. L'uomo promozione, l'uomo, il vero e proprio fantasista alla corte di Paolo Zanetti, colui che sta trascinando a suon di prestazioni, a suon di gol, a suon di assist a questo vero e proprio miracolo salvezza dopo 3 sconfitte consecutive contro Inter, Atalanta e Hellas Verona, dopo la vera e propria beffa, la doccia gelata nel derby tutto vento giocato appena 7 giorni fa qui alla Penso, dopo un primo tempo show, dopo una 3-0 nei primi 45 minuti, la sconfitta contro la formazione di Igor Tudor. Ecco ragazzi, il cuore, la determinazione che è mancata a questa Juventus, invece la Venezia lo ha riproposto in campo con tante occasioni nel corso del secondo tempo. E ragazzi, una cosa fondamentale: se quest'oggi la formazione di Paolo Zanetti sarebbe uscita dal campo con i 3 punti, non sarebbe stato un risultato bugiardo per quello che abbiamo visto nel corso del secondo tempo. Una squadra inesistente, una squadra che non è scesa in campo dopo comunque un buon tutto sommato primo tempo, in cui la Juventus è andata in vantaggio grazie al quarto gol in campionato, il secondo gol consecutivo lontano dall'Allianz Stadium per Alvaro Morata, sempre più l'uomo di trasferta. Terzo gol su 4 realizzati lontano dall'Allianz Stadium. Ecco, comunque, dopo il vantaggio firmato, ottenuto grazie ad un tiro cross da parte di Luca Pellegrini, bravo ad anticipare Mattia Caldara, Alvaro Morata per battere Romero per il gol del vantaggio bianco-nero al 32esimo. Grande chance sempre per Juan Cuadrado dopo l'Eurogol, dopo il gol olimpico contro il Grifone. Un'altra grande chance a fine primo tempo con quella palla recuperata da Locatelli, che apre subito all'indirizzo in diagonale per il colombiano, che a tu per tu con Romero, però non riesce a battere l'ex estremo difensore del Manchester United con una diagonale forte sul secondo palo. Quindi grande chance per il raddoppio proprio lo scadere del primo tempo, ma poi la Juventus è scomparsa dal campo. Quindi tanto rammarico. E adesso ragazzi, una cosa ovvia, addio Champions League, possiamo salutarla la Coppa dei Campioni, la possiamo salutare, perché ragazzi, ormai
Ormai questo campionato è finito, questo campionato è finito, sono partite inutili, partite inutili, partite inutili. C'è solamente tanta rabbia per noi tifosi che adesso dovremo soffrire domenica dopo domenica, domenica dopo domenica. Siamo qui a soffrire, a vedere una squadra che cammina in campo, che cammina, invece gli avversari giocano, ci mettono cuore, determinazione e tanta voglia e alla fine riescono anche a spuntarla, a mettere a segno questi veri e propri colpacci, perché questo è un colpaccio storico per il Venezia, perché comunque la Juventus tornava alla Penso dopo oltre 20 anni, ultima volta nel 2002. Era il 13 gennaio del 2002 e non usciva con un risultato positivo contro la formazione bianconera, contro la vecchia signora addirittura dallo scorso 17 gennaio del 1999. Quindi veramente statistiche pazzesche per i lagunari che dopo 3 sconfitte consecutive muovono la classifica e raggiungono l'Udinese che giocherà tra pochi minuti contro la capolista, contro il Milan di Stefano Pioli a quota 16 punti in classifica. Quindi un appunto salvezza, un appunto d'oro per quanto riguarda l'obiettivo salvezza. Chiudo con questa affermazione, perché con questo punto la Juventus sale a quota 28 punti. La Fiorentina chiama, la Juventus non risponde. La Fiorentina chiama, la Juventus non risponde. E domani, in caso di successo della Lazio, e lunedì in caso di successo della Roma, sia Roma che Lazio andrebbero ad agganciare i bianconeri a quota 28 punti. Ormai l'Atalanta vola via, l'Atalanta di Giampiero Gasperini sta facendo un altro campionato e quindi possiamo dire addio purtroppo all'obiettivo Champions League. Al gol di Alvaro Morata risponde un grandissimo piazzato di sinistro da parte di Mattia Aramu. Nel corso del secondo tempo Juventus inesistente, ma da segnalare un ottimo intervento di Sergio Romero su una traiettoria di Federico Bernardeschi, grande parata per l'ex estremo difensore della Sampdoria ma anche della Manchester United. Grazie per la attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.